Benvenuti a tutti nel salotto dell'Opinionista News ed eccoci per la nostra rubrica Il salotto del buonessere. Insieme a me, Francesca Spadaro del ristorante Fualdè L'Assaggio di Roma e il fisioterapista e diplomando in osteopatia Alessandro Teodori. Benvenuti entrambi. Grazie. Ciao, Grazie mille, buonasera. Sabrina, grazie. Francesco, Alessandro, oggi siamo ancora qua insieme per parlare di dieta chetogenica e di low carb, perché all'interno del ristorante Fualdè L'Assaggio di Roma c'è questa importante introduzione dal punto di vista alimentare. Nella precedente puntata abbiamo raccontato che cosa accade a livello del nostro fisico, ma anche del nostro cervello quando introduciamo, zuccheri. E oggi invece vogliamo raccontare che cosa accade invece quando non introduciamo zuccheri, o meglio, ne introduciamo una quantità molto minore, avendone anche un beneficio non solo dal punto di vista del fisico, ma anche dal punto di vista del gusto. Vero, Francesca? Esattamente. Sì, quando si entra in un certo regime, il terrore può apparire sui nostri volti pensando che da quel giorno in poi non mangeremo più bene, non avremo più gusto, non avremo più la possibilità di gustare le cose che ci piacciono. Perché? Perché normalmente le diete impoveriscono la nostra fantasia. In questo caso, questa è l'unica dieta che io sono riuscita ad abbracciare per tutti questi anni, proprio perché non ha mai, eliminato il gusto, dal mio palato e dagli occhi. E questa cosa quindi, è fondamentale perché? Perché riesce sempre a farmi avere un rapporto quotidiano con le cose buone e con le cose che non fanno male. Quel concetto che dicevamo sempre, che ripeto, quel concetto di buonessere è il fatto che le cose buone non fanno male. E noi, per esempio, al ristorante abbiamo sempre avuto questa cultura comunque di fare tanto pesce. Per esempio, nel nostro ristorante si fa il pesce in tutti i modi, si fa al forno, si fa carpaccio, veramente ecco, il pesce preso di qualità, chiaramente offre un sostituto eccellente ai primi. Ma vogliamo mettere il gusto di mangiare un primo insieme agli altri, quando per esempio si fa un pranzo in famiglia e tutti quanti si prendono degli strepitosi spaghetti alle vongole oppure tagliatelle al ragù. E noi dobbiamo invece ripiegare sul nostro buonissimo, per carità, pesce, ma è chiaro che in quel momento rimpiangiamo amaramente di non poterci mangiare quel piatto di pasta. Ora, proprio per questa cosa, io ho voluto studiare insieme a mio marito un menù che potesse consentire a tutte le persone che spontaneamente, quindi perché ci tengono proprio per la loro forma, per la loro salute, ma anche obbligatoriamente, perché magari imposto dal medico, devono rinunciare a mangiare gli zuccheri e quindi conseguentemente farine raffinate, pasta, dolci, tutto quanto. Quindi ho detto, dico, perché non fare sì che anche queste persone possano godere a tavola, stando bene con gli altri, venire al ristorante, perché molto spesso andare al ristorante causa un problema, causa una discriminazione proprio nel tavolo, no? Quindi tu che prendi? No, io la pasta non la prendo, non posso, sono a dieta, sempre così. E invece, ecco, da noi possono venire tutte le persone che hanno problemi di questo tipo e possono mangiare un buonissimo piatto di pasta o anche il pane, delle focaccine fatte da noi, dolci, veramente con gusto. E Alessandro, che appunto poi ha approfittato, giusto? E quindi è venuto spesso ad assaggiare questi piatti e vi può anche testimoniare dal suo punto di vista proprio del gusto e della qualità, ma non soltanto, anche della convivialità con gli altri che ha potuto provare, ecco, questa esperienza. Quindi mi fa piacere che ne parli lui. Allora, che posso dire? Secondo me è un grosso valore aggiunto, cioè il fatto che il ristoratore decida di offrire anche questo tipo di servizio, chiaramente al costo che è adeguato,
Altro non è che veramente un'opportunità e un valore aggiunto. Cioè, io mi sono trovato a poter andare al ristorante di Francesca e Roberto con amiche in particolare che mai sarebbero venute al ristorante se non per mangiare rigorosamente del pesce o cose di questo tipo, mangiando magari insieme una bella, faccio per dire, la pasta al pesce ubriaco, insomma, tutti i piatti particolari del vostro ristorante. S qui secondo me bisogna fare due tipi di discorso. Il primo è quello che andiamo a mangiare, e quindi una pasta fatta esclusivamente con amido resistente, ok? Quindi l'amido resistente non è minimamente digeribile, cioè non è digeribile se non in minima quantità dal nostro intestino. Quindi io sto mangiando una cosa che sembra pasta, ma in realtà mi sta anche normalizzando l'intestino. C'è anche una piccola quantità proteica, quindi sto mangiando veramente un secondo e contorno, perché la fibra ce l'ho nell'amido resistente, arricchita con inulina, che è la fibra delle verdure. Quindi io penso che non ci sia, anzi non c'è attualmente sul mercato un prodotto di questo valore qua. Cioè vado al ristorante, mangio la pasta e poi mi sento bene con l'intestino, cioè è paradossale. E la cosa che voglio aggiungere velocissimamente è questa: secondo me non ha valore, cioè non ha valore il fatto di mangiare una carbonara grossa così e dopo non avere sonno. Cioè, se non lo provi, non lo capisci. Da ottobre dello scorso anno che mangio la pasta tutti i giorni e dopo riprendo a lavorare come se non avessi mangiato. Ed è qualcosa che veramente, non essendoci il picco insulinico, non hai la famosa botta di sonno. E possiamo stare qui a parlare fino a domani. Se non lo provi, non lo Sì, capisci, è un qualcosa che non ha Francesca, prezzo. Alessandro accennava, no, alle vostre ricette particolari. Dai, raccontacene qualcuna. I piatti forti del ristorante fuori dell'assaggio di Roma. Sì, allora facciamo qualche analogia. Per esempio, noi il piatto forte sui primi è sempre stato quello, scusate, i fiori all'assaggio, che sono una pasta riccia all'uovo, una pasta corta riccia all'uovo, e viene condita con questo sughetto, crema di spinaci con pancetta croccante e parmigiano sopra, semplicissimo. Che io ho sposato veramente in pieno con le nostre paste, vari formati che possono essere quelli corti e quelli lunghi, è indifferente. E viene veramente una ricetta meravigliosa perché in quel modo sappiamo appunto che questi primi si possono condire esattamente come gli altri, anzi, vi dirò di più perché questi primi low carb vanno conditi molto bene con sughi molto, diciamo, grassi buoni chiaramente, però si può mangiare per esempio un pochino di panna, si può fare la carbonara come diceva Alessandro. Se non si è in chetogenica, perché come diceva Alessandro, il pomodoro è, diciamo, un po' sconsigliato, si può semplicemente il regime di low carb, si può anche fare qualsiasi cosa con il pomodoro, per esempio anche una matriciana, ma qualunque sugo, il ragù, per esempio, il ragù toscano o in bianco o quello al pomodoro, rende queste tagliatelle. Che noi abbiamo delle tagliatelle che sono veramente squisite, che si possono fare sia si sono confezionate, sia si possono anche fare a mano, come quelle della nonna. E quindi noi facciamo tutto questo, anche per esempio lo spaghetto alle vongole, si può mangiare, noi abbiamo gli spaghetti da fare alle vongole, quindi non bisogna più rinunciare a nulla, ecco, no rinunce, sì gusto, sì tutti i benefici. Senti, Questo appunto, è. hai detto che le tagliatelle si possono decidere di fare anche a mano e quindi parte tutto dalla farina. Esatto, è quello che diceva appunto Alessandro prima, cioè è la qualità di questi alimenti che rende possibile tutti i benefici che poi si hanno gustandoli, mangiandoli, perché il beneficio si ha sia durante il pasto, perché chiaramente soddisfa il palato, soddisfa gli occhi, e
Ma anche dopo, cioè rimanere vigili, energici, senza avere nessun picco di sonno, nessuna, come capita invece normalmente dopo aver mangiato una bellissima pasta che poi è buona per carità, nessuno lo nega, però questa è buona altrettanto e nello stesso tempo non ha appunto nessun effetto dormiente, diciamo. E Alessandro, qual poi è il Alessandro, ecco. piatto preferito del ristorante Fualdè? Il mio piatto preferito al ristorante Fualdè è l'unico di cui ricordi il nome, ma perché ce l'ho impresso in testa. Ed è proprio la pasta al pesce ubriaco, che è qualcosa di divino. Cioè, io non so la ricetta precisa, so che è un piatto in bianco con una granella di pistacchio, so che è un piatto a base di pesce, però non so i dettagli. Franci, tu me lo sai Non spiegare li posso meglio? svelare. Ah, ok. Non li posso svelare, scusatemi, ma poi dopo si sa che lo chef non vuole che si svelino le ricette, però possiamo fare questo, che ci vediamo una volta al ristorante e mentre noi gustiamo i nostri piatti, Sabrina ci farà una bella intervista. Che dice Alessandro, si può Va fare questa bene. volta? L'importante è che li gusto anch'io i piatti, Verrà anche Sabrina, dai. intervista. Verrai anche tu a fare questa degustazione. Sì, quello al pesce ubriaco devo dire che è stata un'invenzione poi dello chef veramente a cui ha seguito un grande entusiasmo. Perché prima di tutto io l'avevo fatta fare con quel sugo che dicevo all'assaggio, perché è il sugo tipico proprio del ristorante. Visto che veniva così bene in quel modo, allora ho deciso di inventare questa particolarità che poi si può fare con tutti i tipi di pasta. Ecco, appunto, lo facciamo con pasta corta, abbiamo 3-4 formati di pasta corta, pasta lunga. E poi abbiamo, ecco, ogni tanto facciamo anche degli eventi, anzi, magari da settembre ne faremo qualcuno di più, perché nell'evento possiamo dare la possibilità alle persone di assaggiare più cose. E quindi comunque è molto carino il fatto di poter assaggiare. Il nostro ristorante che si chiama L'Assaggio, quindi mantiene proprio veramente la parola e noi facciamo un menù low carb, per esempio, normalmente che è con assaggini, perché è bello mantenere lo stile del ristorante anche nel menù low carb, così le persone, per esempio, che sono al tavolo con altre persone che non vogliono il menù low carb, non si sentono assolutamente né da meno né escluse, anzi hanno la stessa, diciamo, la possibilità di fare degli assaggini di antipasto e assaggini di primi, quindi anche il dolcetto. Ne parleremo un'altra volta, però mi sa del dolcetto, vero Alessandro? Ok. Perché abbiamo anche delle cose sfiziose. Benissimo. Senti Francesca, ricordiamo dove si trova a Roma il tuo ristorante? Certo, si trova in zona Monte Sacro, quindi Roma Nord, a 300 metri dalla metro B Ionio, è proprio la stazione Ionio, e quindi vicinissimo proprio a Piazzale Ionio. E via dei Prati Fiscali è quella via grande su cui affaccia via delle Cave Fiscali. Aperto pranzo e cena, giusto? Allora, in questo periodo, adesso in realtà siamo in chiusura, quindi rimandiamo a settembre, dal 1º settembre di nuovo gli assaggi. E normalmente il ristorante è aperto dal martedì a pranzo fino al pranzo di domenica, perché la sera poi non si fa la cena, quindi tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica. E Perfetto. lunedì è chiuso tutto il giorno. Perfetto, quindi dal 1º settembre tutti al ristorante Fualdè l'assaggio. Sì, io al ristorante sono in realtà molto più cliente e
Veramente, ecco, testo tutti i piatti che escono perché mi piace sapere tutto, mi piace che quando vengono i clienti, anche se io non ci sono, comunque voglio sempre dare, ecco, una partecipazione di quello che io ho già assaggiato e quindi se mi chiedono un consiglio glielo voglio dare chiaramente con cognizione di causa e allora assaggio. E poi vi aspetta sempre mio marito che è lì sul pezzo tutti i giorni. E quindi io in questo modo saluto tutti i nostri clienti, tutti i nostri clienti già affezionati e quelli che si affezioneranno, spero, presto. Francesca, una curiosità, perché il nome Fualdè, il vostro ristorante storico? Sì, perché Fualdè era il nome di mio suocero. Il mio suocero è stato un famosissimo ristoratore negli anni 60-70 che ha aperto il suo primo ristorante alla Sede del Diavolo nel 62 e l'ha chiamato Fualdè. E tutti i suoi ristoranti poi li ha chiamati Fualdè, quello più storico, quello che è rimasto impresso a tutte le persone che ci conoscono e anche Alessandro, tra l'altro abbiamo scoperto di avere questa conoscenza in comune perché Fualdè ha aperto il suo ristorante a Via delle Alpi, nel quartiere di Trieste nel 74 ed è stato lì per 30 anni e lì era veramente conosciuto a livello, ecco, da tutti, non c'era a livello politico, medico, sindacalisti, tutto, veramente era un ristorante sempre molto frequentato, ma perché mio suocero Fualdè aveva un carisma particolare, lui veramente era il personaggio, cioè lui proprio Fualdè. Poi quando faremo un giro del ristorante vi farò vedere anche la caricatura di Pino Zak che ha realizzato proprio sul profilo di Fualdè e lo incornicia proprio per com'era la sua espressione tipica al ristorante con la sua pipa. Chi lo ricorda così. Chi l'ha conosciuto lo ricorda sicuramente perché Fualdè dava proprio ai clienti tutto se stesso, era proprio la persona che ha vissuto per lavorare, non il contrario. E quindi nel suo ristorante c'è sempre stata la sua forte caratteristica, il suo personaggio. E poi anche, ecco, quando è subentrata la gestione di Roberto, di suo figlio, mio marito, è sempre stato comunque, lui ha mantenuto, ecco, proprio volontariamente questa caratteristica, questa impronta lasciata da Fualdè, perché è la caratteristica del ristorante, pur Senti con una Alessandro, in gestione. attesa della riapertura del ristorante, abbiamo detto il 1º settembre, ci dai qualche Sì. consiglio utile a proposito di alimentazione in questo periodo che ci divide dalla riapertura del locale? Allora, sicuramente quello che può essere il consiglio sulla base della mia esperienza personale è senz'altro non avendo a disposizione questa alimentazione, secondo me è sempre cercare un pochino di ridurre tutto ciò che è farina di tipo zero e anche tutto ciò che è zucchero. Questo per un benessere generale, quindi prediligere sempre un secondo o nel momento in cui si mangia un primo e si sta in un ristorante tradizionale che non offre un prodotto come quello di Francesca, sicuramente abbinarlo a della verdura, che sia verdura verde, magari prima di mangiarlo. Perché? Perché la fibra attenua comunque l'assorbimento dei, rallenta, scusate, l'assorbimento dei carboidrati, quindi questa è una regola sacrosanta. Le verdure, in particolare preferire sempre le verdure amare perché sono poi le più drenanti. Ci aiuta anche poi ad aiutare a favorire la depurazione epatica e il drenaggio dei liquidi. Queste sono regole generiche che trovate anche curiosando un pochino online. Voglio fare una piccolissima testimonianza a Francesca. Dovete sapere che mentre lei parlava e raccontava del ristorante storico del suocero, mi è venuto in mente che abbiamo scoperto, ma questo da pochissimo tempo, dopo esserci conosciuti, che mio nonno, che oramai ha 94 anni, ha festeggiato insieme a mia nonna, che ce n'ha 86, il 25esimo di matrimonio, quindi parliamo di, boh, saranno stati gli anni 80, credo, per
proprio al ristorante Fualdè. E quindi nonno era proprio uno dei famosi clienti affezionatissimi, perché lui abitava a Roma, poi aveva una casa anche qui a Castelli dove sto io, e di Fualdè. E quindi è stata una meravigliosa scoperta, che mia mamma se lo ricordava perché nonno ce l'avrà portata un milione di volte. Questo proprio per testimoniare poi quanto La sia radicato curiosità. su Roma questa Beh, attività. bene. e pensa Alessandro che Fualdè faceva, scusami, anche dei massaggi. Purtroppo il tempo a nostra disposizione per oggi si esaurisce qua. Va benissimo, Quindi grazie mille comunque di averci ospitato. rimandiamone nuove curiosità alla prossima puntata, perché lo sappiamo, sarà settimana prossima. Intanto grazie ad Alessandro Teodori, grazie a Francesca Spadaro e grazie a tutti voi. E noi ci vediamo come sempre qui da lunedì al giovedì, ore 18 in salotto. Ciao! Ciao, ciao, ciao Sabrina, Ciao! ciao.